Buonasera Feltri. Allora, tra le critiche al nuovo governo, no, c'è chi polemizza sul fatto che Giorgia Meloni si definisca il presidente anziché la presidente. Ma sì, ho seguito la questione. Ha visto, no, che Ma no, è del tutto evidente sì. che la cosa rientri decisamente nella sfera politica. E in che senso? Ma nel senso che la Meloni ha stravinto le politiche, Quello vero, per cui certo. fa la straminchia che le Ecco, pare, se può non usare e questo. se vuole riforma la grammatica, Come cambia no? i quadri e voi comunisti è ora che ve Ma ne no. facciate una ragione. Ma cosa c'entra questo? Adesso Ah, è non. così, ognuno deve essere libero di usare l'articolo fluido come Ma vuole, sì, ma. per cui da oggi io sono la direttore. Va bene, va bene, va bene. Questa è il scrivania. Ma infatti vede che. Questi sono le occhiali Le e occhiali, lei vabbè. non mi deve rompere il balle. Ecco, vabbè, voleva arrivare lì e ci è Ma anche arrivato. il Meloni che dà Sì, del la tu Meloni. all'onorevole Toblerone in Sì, Parlamento, allora è un deputato. ma no, è diventato un caso Ma nazionale, certo, neanche gli perché. avesse rubato la cassetta con le perline e gli accendini. No, 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 senta, no, 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 Ma no, 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 ma aggiunga anche la libertà vale pure per le. lui. Ma questo ci mancherebbe. Se vuol mettere la sua zebra in doppia No, fila lo può no, 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 fare. no, non può dire queste cose razziste. Ma Sono cose razziste. quale cazzo di No, razzista? ma Ma non può dirle queste. no, ma chi ha Sono detto? Ma razziste. cosa me ne frega a me del colore della pelle di una persona? Ma ho capito, ma se Ma fa non l'ha delle. visto il nuovo premier inglese? Certo. Allora che cazzo vuole? Un Ma è lei miliardario? che fa, scusi. Ma è un miliardario indiano? Appunto, ma non c'entra, infatti è E per me è bellissimo. praticamente albino. Ma perché? Come, ma, ah, perché. Perché i Ah, miliardi sbiancano. vabbè, ma per certo, Lewis sì. Hamilton, Mbappé, Neymar, per me nella scala cromatica epidermica Sì. vanno dal rosa pallido alla Sì. tonalità mozzarella di bufala. Ma no, ma non si può ragionare Tra così. l'altro ora gli inglesi hanno anche un premier indiano Sì, perché infatti. hanno avuto le palle di colonizzare l'India, di Sì, dicono, insomma. lavorarci su per un secolo, La loro. selezionando, educando, Vabbè, vabbè. formando lì qualcuno che poi ce l'ha fatta. Vabbè, è una storia quella No, del. la storia è un cazzo, noi invece l'unica Stia calma, colonia che allora. abbiamo conquistato con Garibaldi è stato il sud. No, no, non è una colonia, dai, la prego, E non può infatti ci rivisitare. stavamo fottendo con le nostre mani No, ma no, con cosa? Conte che guarda caso è pugliese. Allora, senti un attimo, allora, intanto il sud non è una colonia. Ma infatti non rende un cazzo, non Ma hanno cosa dici? neanche, ma non hanno neanche le Ma spezie. cosa c'entra? L'unica cosa che cresce rigogliosa in terrogna sono i peli sui nei delle Ma donne. no, vabbè, ma sono luoghi comuni. La vuole smettere di insultare Ma no, tutti? io non smetto proprio Sì, deve niente. farlo, non si Ma può. no, no, proprio No. adesso che siamo finalmente in un regime di libertà Speriamo che che duri. deve valere per tutti, memore migi per Ecco, primo, non tocchiamolo sto argomento, no. additato No, dalle no, ma. Boldrini del MeToo come un Ma mostro, vabbè, ha fatto una che cosa se che. fosse per loro lo castrerebbero mettendolo Sì. in un pentolone a No. bollire come il cappello del prete. No, vabbè, però ha fatto una cosa Quando oggettiva. invece, poverino, a proposito di prete, ha solo applicato i dettami della Chiesa cattolica. Ma cosa sta Ma dicendo? no, Ma no, ma. ma cosa sta dicendo lei? Non l'ho mica detto io, l'ha detto il Ma Papa. cosa, no, cosa Che non c'entra si il Papa? devono smanettare i cellulari per lucidarsi il manubrio sui Sì, siti porni. vabbè, ha fatto un Porno, discorso. in quanto lì ci passa il diavolo. Ovviamente il Papa ha E tra fatto. l'altro è No. ovvio che i Sì. religiosi guardino i siti di No, ciulate, ma non è così. Non era. avendo il celibato che ha pregi e difetti. Sì, non ci addentriamo, Il no? grandissimo pregio è che non hai un coniuge che ti scassa la Ecco, minchia. ma perché deve sempre andare Ma lì, no? infatti la Chiesa sono 2000 chiesa, sono 2000 anni che comanda il Sì. mondo, non è mica scema. Vabbè, possiamo E cambiare. memore migi, ottuagenario, non va, Sì. non avvezzo alla tecnologia, ha Lasciamo usato il perdere. buon vecchio metodo Sì, ma ha analogico fatto una cosa e brutta. invece di sfiorare un display ha scrollato un po' una natica. Cosa che non si fa, va Ma detto. 84 anni palpare non è mica molestia, Lo è è un sempre. test No, lo è per sempre. verificare se sei ancora No, no, vivo. no, 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 è molestia. Ci Non. sono ancora o sono Ma non, trapassato? non si usano quei Ma non metodi. hai più la sensibilità nella mano, non Ma la non senti neanche importa. la Ma natica. bisogna La rispettare. mano morta a 84 anni non è Ma metaforica, no, è mezza defunta veramente. ho Ma poi capito, ma la la donna non mano può. sul gluteo Ah. serve a prendere un po' di calore, No, ma non si possono seguire. perché a 84 anni hai una Sì. temperatura corporea pari a quella
di un pitone. Ma non giustifica un atto. Io che mi può auguro essere... che adesso la Meloni, tra sì, le varie libertà, ripristini pure quella del buon vecchio palpeggio da Trump. No, no, non lo farà. Anche perché lo scandalo non è se Memmo Remigi abbia palpato o meno un deretano. Che lo è. Bensì come mai 84 anni sia ancora su Rai 1. Andrea Zarone, Silvano Belfiore Band. Buonasera, buonasera Feltri. Allora, oggi giornata importante, ci sono state le consultazioni da Mattarella, la Meloni ha avuto l'incarico, ha formato il governo, immagino che lei sia contento, no? Avrà seguito oggi. No, veramente io sono contento, perché sì, intorno alla Meloni ho visto Berlusconi, Salvini, la Ronzulli e Lupi. E oggi al Quirinale, sì, sì, sì. Ossia 4 su 5 del Nord. Vabbè, sì. Che come nell'omeopatia diluiscono una dannosa romanità. No, non cominciamo, per favore. Sono... Ah, è la verità. Giorgia Meloni, anche se politicamente è mitica, a lei piace, sempre cioè... romana. Non è, è una cosa... Che... Per cui adesso, magari, dopo tutto lo stress, le scattano 6 mesi di pennichella. No, 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 anzi. È capace che fa 3 anni di ferie. Ma no. 2 di pausa a caffè. No, no, ma... finisce la legislatura che non ha combinato una mazza. Ma non è vero, no, guardi, anzi è stata molto efficiente. Intorno invece la romanità si neutralizza, perché il centro-sud è il veleno, il nord è l'antidoto. Ma cosa dice? Ma la... cosa dice? Ma è fattuale. Ma non è fattuale, sono sue. Basti guardare adesso quei ciucciabirra degli inglesi che prendono per il culo l'Italia con le copertine satiriche solo per colpa dei Terroni. Parla dell'Economist, però cosa c'entrano i meridionali? Ma c'entrano perché nel disegno c'è uno scudo fatto di pizza, un forchettone con gli spaghetti. Non ho mica visto io una cazzuola bergamasca. Ma vabbè, ma non la conosce nessuno. O i pizzoccheri della Valtellina. Ma perché, nonostante siano famosi, non sono così famosi come la pizza e gli spaghetti? Su, non può sempre vedere qualcosa di... va sempre lì, va sempre a parlare lì. Noi italiani, è chiaro che è il sud che rovina l'immagine nel mondo. Tutt'altro invece. Basti solo vedere che hanno fatto gli ATP di tennis a Napoli. Sì, è vero. Al cui confronto l'eruzione di Pompei pareva una seccatura a livello di un fusibile che salta. Allora, agli ATP di Napoli c'è stato qualche problema, no, di umidità nei campi, hanno dovuto cambiare. Ma una ceppa di ceppa. Berrettini, per andare a rete doveva fare lo slalom tra le mondine e i capitoni. Che non è, non è così, non hanno dovuto cambiare. Ma no, lei non l'ha visto. Che hanno in altri cambiato campi. Campo. Ma che cazzo dice? Si staccavano i pezzi di pavimento. In un altro scoprendo campo, di sotto le famiglie che abitavano illegalmente. No, no, non abitavano famiglie illegalmente. Ma no, ma lo sanno tutti. No. Quando giochi a tennis a Napoli, lasci stare. Quando mandi il braccio indietro per fare il dritto, quando lo riporti avanti, la pallina passa in mezzo alla racchetta perché ti hanno rubato le corde. Ma cosa dice? Sono luoghi comuni che non si possono più sentire. Ma no, al cambio di campo i giocatori vanno a sedersi sulla panchina a bere nella borsa al posto del Gatorade e ci trovano un mattone. Basta così, Ma no, si alzano per andare a servire al cambio di campo, non possono farlo perché la loro metà campo è diventata un parcheggio abusivo. Ma perché deve dire tutto questo? Col tizio che gli dice venga, venga, dottore, entri di culo, al suo buon cuore sarebbero 6 euro. Allora, può non fare il razzista coi napoletani? Ma no, ma lo faccio ma che cazzo vuole? Ci sono le antenne, c'è l'antennista... Ma... Esistono le razze, esiste anche il razzista. No, intanto non esistono le razze, non si può parlare certo, di razze. Ammetto che ci sono pure dei razzisti coglioni, come nel caso dell'Egonu. Vabbè, certo, ci mancherebbe. Perché se è della Egonu stai a vedere il colore della pelle, anziché il fatto che è uno stacco di figa da standing ovation. Che peraltro non è una sei cosa... Sei un imbecille col botto. Sì, ma non è quello il tema. Inoltre è nata in provincia di Padova, quindi la nordità annulla la negritudine. No, questa è un delirio suo. Che io non approfondirei, perché no?
Ah, ma è dimostrata dalla scienza. Che ma cazzo dico? Ma quale scienza? Ma la cosa che taglia la testa al toro, sì, è che la Egonu è bisessuale. E allora, guardi, poi lasci stare. Sono cose che non interessano. Ma queste, là, no? Certo che interessano. No, non ci interessa. È lo specchio dei tempi, viva Dio. Ho capito. Alla mia epoca i gusti sessuali erano solo due. Ma non è vero. Tutto era nascosto, sotterraneo, represso. Al massimo ogni quartiere aveva la sua quota frocio, uno solo. No. Se non ce l'avevi te la segnava all'ufficio del comune. Ma cosa sta dicendo? Ma dove viveva, scusi? Oggi. Cosa sta dicendo? Oggi. Cosa sta dicendo? Non ne parliamo di queste cose, c'è la politica, c'è un nuovo governo, parliamo d'altro. Oggi lesbiche e bisessuali sono alla luce del sole. Ma ci mancherebbe. Fare l'amore con una bisessuale è il sogno di ogni uomo. Cosa di? Perché? Perché poi dopo si parla di figa. Ma no! Perché piace a entrambi. Senta, è irricevibile, ma no, sto dicendo che questi sono tempi meravigliosi di libertà in tutti i sensi. Ma quello bene, no? Ai miei tempi il primo rapporto ce lo potevi avere solo giusto infilando nella borsa dell'acqua calda. Va bene. A pagamento non con donne che più che andare con i camionisti erano proprio loro camionisti. Mamma mia. L'unico modo per spogliare una era togliergli l'abito da sposa. Era un po' oggi invece ci sono i trombamici, certo. C'è Tinder. Ma sono costumi. Che se ci fossi stato io quando ero giovane, Tinder, per quanto ero infoiato, Tinder l'avrei infinito. Proprio l'avrebbe fatto. Una volta le donne te la davano solo per avere le coccole dopo. Ma oggi se provi ad abbracciare una dopo il rapporto ti denuncia al MeToo come molestatore. No. Andrea Zalone, Silvano Belfiore. Buonasera Feltri. Allora, come ha visto sono stati eletti i due presidenti delle Camere, no? Non senza delle polemiche, tra l'altro. Voi per il Senato, no? Dove la Russa è stato eletto anche con i voti di parte dell'opposizione. Scusi un attimo. Sì? C'è un rumore. Cosa? Dove? Stanno svuotando la campana del vetro. No, che io sappia no. E allora erano le mie balle che si sono frantumate. Ma perché? Ad ascoltare la sua cazzo di domanda. Ma stavo solo facendo ma non cominciamo, vai, lunga, no. Lunga, che due palle. Ma non è lunga, è una domanda un po' articolata. Va bene, sì, comunque guardi, tagliamo corto, parliamo di Ignazio La Russa al Senato e Lorenzo Fontana alla Camera. Ma Fontana alla Camera è una manna dal cielo. Sì, dipende dai punti di vista, ma certo. Ma no, che punti di vista? È fattuale, dopo anni di pandemia, SARS, Boldrini, 19. Senza offendere, per favore. Fontana è il vaccino? No. È giusto che ci siano due uomini a guidare le camere. Ma no. Le donne le camere devono solo rifarle. No, senta, non cominciamo con queste cose irricevibili. Ma irricevibili cosa? Finalmente, soprattutto con Fontana, i ruoli torneranno ad essere netti e distinti. In che senso? L'uomo porta i pantaloni e la donna li stira. Ma guardi, no, speriamo di no. L'uomo dice stasera ti porto fuori e la donna felice si mette il guinzaglino. Guardi, parliamo. Altro. Ma non faccia quella voce, non ma si no, possono lei dire. Di sinistra è un coglione. Torneranno i valori Dio, patria e famiglia. E qui dove la famiglia è il maschio che va a lavorare, la femmina sta in casa a lavare i piatti. Ma per carità, ma no. Dopodiché è libera di svagarsi. Ma ci mancherebbe. Andando a sgravare nell'ospedale che più le piace. No, non è quello lo è fa. L'equa e gioiosa divisione dei compiti. Guardi, è inascoltabile le cose ma che no, dice. Ma no, è la verità, le donne ormai non fanno più figli. Sì, questo è un problema. In Italia siamo rimasti solo noi vecchi rincoglioniti. Diciamo che l'età. Basti guardare me, Berlusconi, che guardiamo le foto porno, ma solo quelle facilitate. Addirittura, vabbè. Questa è buona. Però non ci interessa adesso questo, no? Cioè, stiamo parlando di noi. Di due presidenti. Le donne devono stare a casa. No. Come le nostre nonne, cioè? Che erano soprattutto madri. Vabbè, ma adesso non facevano da mangiare con quel che c'era. Questo è vero, c'era un. Io mi ricordo che da piccolo in una settimana il pollo diventava arrosto. Sì. Poi diventava brodo e bollito. Ah beh, certo. Che diventava polpetta. Sì. Che diventava poi ragù, che diventava grasso per la catena della bici con cui mia nonna andava al mercato distante 30 km
mettere a comprare un altro pollo. Erano altri, c'era un certo. Ma no, sì. Mia nonna aveva dei polpacci con delle vene varicose che l'Istituto Geografico di Agostini ha chiamato Ada, Olio e Mico. Vabbè, questo per dire, erano altri tempi, sicuramente erano altri tempi, però non c'entra niente, il ruolo della donna fortunatamente oggi è diverso. Ma no, ma no! Erano altri tempi. Ma ho capito, ma va, devono ritornare ma quei no, tempi. Ma no, non si possono fare. La donna passini. Una volta alle scappatelle del marito rispondeva, ma vai con i calzini bucati? Ma non è vero, che ma figura no. ci faccio io? Ma no, no, no. Perché ci tenevo al decoro. No, ma cosa dice? Ma non è vero, non è vero. Ma poi guardi, veramente non sono più proprio cose che si possono dire. La donna era moglie, sì. Era madre. Certo, vai. E sulle corna chiudeva un occhio. Ma no, e se lo faceva, anzi, faceva le male. Usava per stenderci il filo per la biancheria. Ma senta, guarda, dai, veramente. Ma parliamo. Ma no, sono discorsi che oggi invece la donna vuole lavorare, certo. Vuole essere indipendente. Sì. Fa la femminista, ma non fa, l'utero è mio, l'utero è mio. Ma ci mancherebbe. Ma certo che l'utero è tuo, e mica voglio tenerlo, mi serve giusto quei 10-15 secondi, no. Poi te lo rendo. No, 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 ritiri quello che ha detto, lo ritiri. No, non dico, si può. No, no, dico ma... che da sposati, sì. Se la donna vuole mollarti, padronissima. Ma ci mancherebbe. Però se lavora invece di attaccarsi al conto, si attacchi altrove. Ma senta, allora c'è. Anche la von der Leyen, che fa tanto l'emancipata, cosa se dovesse dividersi dal marito, di sicuro gli chiederebbe come mantenimento il PIL del Belgio. Ma a parte che sono affari suoi, non lo sappiamo. Ma che. Ma statene a casa, von der Leyen. Ma sei mia... una donna. Ma cosa... E allora fai quel che fa, san far le donne, cioè parlare di scarpe eccolo lì. Andare in toiletto nei 5 minuti. Vabbè, se sei una comune. Femmina, metti insieme uova, farina. E latte per fare una crostata, non metti insieme gli stati d'Europa che io poi già di mio ce l'ho cosa? Ancora con quel cazzone di Garibaldi. No, adesso non vada che su solo quello. Perché non si è fatto i cazzoni suoi, no, devo sentire come mio simile uno del sud. Ma siamo uguali, che siamo biologicamente uguali. Non siamo neanche nello stesso capitolo del libro di scienze. Cosa sta dice? Guardi, no, ma non si può. No. Le travalica ma proprio. No, dico no, la verità. Dice delle cose assurde. Non... No. Cosa fa il broncio? Cos'è sta roba? Ma no, lei mi fa incazzare. Ma no, scusi, ma non può dire siamo quelle cose diversi, lì. Siamo no, diversi. No. I napoletani hanno i tentacoli con le ventose no, per catturare mia. Il portafoglio. Ma perché deve dirle ste robe? In Calabria parlano sfiatando come le balene no, per areare no. L'esofago foderato di induia. Ma non si I può. I sardi sono così bassi che l'intestino ce l'hanno distribuito lungo le gambe. Ma a fini vuole farli tutti? Non so. La verità è che le unioni non funzionano mai. Ma sì che funzionano, l'unione fa la ma forza. No, ma proprio... quale forza? Ma che cazzo dice? Ma forse l'unione... per me... Ogni individuo dovrebbe essere uno stato autonomo a sé. Addirittura adesso con così. Un esercito autonomo, certo. Banca centrale autonoma. Sì, single. Io per esempio di autonomo che ho già riscaldamento. Cosa c'entra? Che c'entra? Ma sto a metà dell'opera, ma non no? Ma non è. E ho anche le risorse fossili. Perché? Perché cosa? Un barbecue con la carbonella. Beh, buon per lei, si solo diverta. Che ora c'è quella umpa lumpa svedese di Greta Thunberg. La lasci stare. La che lasci. Dice che devo arrostire le salamelle su un nucleo di uranio. Ma non dice questo. Ma si può, ma che cazzo si è messa a promuovere il nucleare? Ma no, lo difende rispetto al fossile. La nana trecciuta con lo sguardo che terrorizza pure il mostro di Milwaukee. Ma chieda scusa, ce l'ha menata talmente con le rinnovabili che a noi oggi per coprire la tratta Milano-Parigi non ci resta che aprire la giacca e sperare in una folata di vento. Andrea Zarone, Silvano Belferementi. Buonasera Feltri. Allora, riguardo la guerra in Ucraina, si parla sempre di più di minaccia atomica, no? Ed è abbastanza inquietante. Come no? Perché minaccia? Con di mezzo gli americani, l'apocalisse è una certezza. Ah, addirittura dice Ma sì, è così. Gli americani buttano le atomiche con la stessa nonchalance dei cittadini romani che buttano materassi e scaldabagni nei cassonetti dell'umido. Cosa c'entrano i romani adesso? Ma no, è fattuale. Gli americani non sono così. Ma gli americani di bombe ne hanno già sganciate due in Giappone. È vero.
hanno fatto casini su casini in Afghanistan, sì, in Iraq. Casini no, nel perché senso... gli americani sono come le mogli. Cioè? Se non hanno una ragione per romperti i coglioni, se la inventano. No, allora adesso questo mi sembra eccessivo. E no, scusi, eh. Però ecco, se possiamo parlare in modo un po' più pacato, no? Visto anche... Vogliamo parlare del troiaio che hanno fatto in Vietnam? Non è un, non che lo hanno fatto solo per poi farci il filone dei film? No, no, questa no, è vero che hanno sfruttato, però. Ma no, ma è così, ma è così. Se gli americani non fossero quei maniaci malati di guerra e armi che sono, sì, non è Hollywood avrebbe già chiuso da un pezzo. È un po' riduttivo. Allora, è vero. Basta guardare adesso che è palese che non sanno più che cazzo di film fare. Ma non è vero, sono Matrix 6. Rocky 19, beh, Fast and Furious 5000, ma no, dove anziché con le macchine si rincorrono sulle motoscale elettriche. Ma no, 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 ma si incartano col remake dello spin-off, del prequel, del sequel, sì, tipo Star Wars. Che pure Darth Vader nella scena madre si ferma e dice: ma io chi cazzo sono? Vabbè, allora, le forse sto stanno un po' ripercorrendo vecchi. Sì, vabbè, ma... Ma no, non sanno più che cazzo fare. Ma no, ma sono delle saghe che... esplosioni e computer grafica, pure sì, i filmini della Cresima. Vabbè, ma gli effetti speciali aiutano. Senza parlare di Christopher Nolan. Bravissimo. Che ha fatto Interstellar, che era un capolavoro. Appunto. Poi in palese stitichezza di idee. Cosa? Ha partorito quel delirio incomprensibile di Tenet, con un andirivieni avanti e indietro nel tempo, che sì, alla fine vorresti tu incontrare te stesso col passato e dire: non far la cagata di andare a vedere quel film lì. No, vabbè, no, ma non le è piaciuto, casa, non le è piaciuto. Non le è piaciuto, vabbè, no, però no, non si no, può io ridurre. Io gli avrei detto, incontrando quel me, gli avrei detto: vai a casa, vai a casa a vedere le repliche di Sereno Variabile. Non le è piaciuto, in effetti è un film un po' com- ma non si può ridurre. Questo, è per questo che si sono messi in mezzo nella guerra in Ucraina. No, ma cosa c'entra? Così gli sceneggiatori traggono nuove ispirazioni. No, ma non può dirle. Anche per piazzarle le star in cartapetto corite, sì, che però non molano. Ma Harrison Ford fa il quinto Indiana Jones. Va bene, bravo. Ma lo volevi tu, ci mancava. Sì, vabbè. Probabilmente però stavolta sarà lui a fare il reperto. Vabbè. Ma che male c'è? Non a caso gli americani ora hanno come presidente il geriatico Biden, è un po', che in confronto a lui pure Zagrebeschi sembra Roberto Bolle. Vabbè, per dire. Con Trump siamo stati da Dio per 5 anni. No, un cazzo. Ma no. Con lui l'unico conflitto ce l'avevi tu per decidere tra sua moglie e sua figlia. Ti avresti slinguazzato prima. No, allora, per favore, no. Trump la guerra la faceva solo ai messicani, che come l'altro, tutti i terroni un po' te la tirano dalle mani. No, non si può liquidare così. Salutiamo i messicani, poverini. Costruiva muri Trump, insomma non si può parlare di Trump in questi termini. Ma poi almeno una volta gli americani ci portavano le schiene nude. Cosa? Chi? Di Marilyn Monroe, Rita Hayworth. Vabbè, era un'attrice cosce, molto bella. Schiene. Ma anche oggi, ti lasciavano immaginare. Sì, ma anche oggi ci sono tette universali. Vabbè. Oggi invece, secondo loro, mi dovrei eccitare con la schiena nuda di Timothy Chalamet. Vabbè. Ma si può. Ma va bene. Allora faccio togliere la maglietta al tecnico delle caldaie. Ma no. Non spendo 8 euro per andare al cinema, magari ne spendo 200, ma almeno mi aggiusta la caldaia. Vabbè, ma lei è un discorso ricevibile. Tra l'altro, perché... con la guerra ora è sparita anche la figa russa. Non è un tema. Perché quella gattara scaccia erezione della von der Leyen. La prego. Ha messo le sanzioni a Mosca. No, in quanto non c'è più figa russa in giro, qualcosa la raccatta pure lei. Ma cosa sta... Ma sta si rende facendo conto? Stracci di figa, no, perché qualcuno guarda anche... Sto dicendo che in Europa c'è bisogno di una figa di destra come la Meloni. Ma no, non si può chiamare ma no, così. Ma si può, sì, perché la figa di destra chiude in sé anche la cazzuta tenaccia maschile. Ma perché? Cosa praticamente c'è? La Meloni è un uomo con le mestruazioni. No, allora, senta. Donna così è l'arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi.
È l'arbitro. Prima nella storia a dirigere una partita maschile di Serie A. Bravissima, tra l'altro. Primo caso al mondo di una donna che fischia dietro agli uomini. Ma meno male, guardi, meno male. Dovrebbe... In ogni caso, tornando alla Russia. Ecco, torniamo al tema. L'unica soluzione è mandare lì Berlusconi. In Russia? Che sarà anche rincoglionito come Biden. No, no. Ma no. A differenza di Biden, Silvio ancora riconosce la patocca. Ma non è un valore, ma chi se ne frega? Ma no, valore sì, ma perché no, quando la sente nei pressi... Sì, no... Gli si muove la bacchetta tipo rabdomante. Ma si può per ridurre cui se incontra Putin gli ripristina il backup delle trombate, quello rinsavisce e al posto del generale ceceno ci mette Umberto Smaira. Ma cosa dice? Così l'unico colpo che Putin avrà voglia di far partire è il colpo grosso. Buonasera Feltri. Direttore Feltri, cosa fa? Mi sto masturbando. No, no, non cominciamo. No, 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 posso, no. Posso masturbarmi, mi lascia masturbare in pace. Ma tra l'altro... Ha vinto la destra e io è un anismo intellettuale. Sì, ho capito, ma anche se intellettuale... Ma anche perché quello manuale dovrebbe quantomeno intervenire prima la squadra dei ricercatori che ha trovato la mummia di Ötzi. Vabbè, senta, possiamo... Va bene, parliamo seriamente allora della vittoria della Meloni. Ma certo, ma seriamente. Ma seriamente. Allora lei si metta pure in ginocchia e conversiamo dell'avvento della nuova messia. Addirittura cosa cazzo dice addirittura? Calma, si azzardi a sminuire il nome di Giorgia, che io me lo sono persino tatuato intorno all'ombelico. Mamma mia! Proprio laddove avevo già il piercing coi colori dell'Atalanta. Perché aveva il piercing dell'Atalanta. Giorgia Meloni è arrivata su un carro di luce. No. E io me ne sono innamorato perso. Vabbè, ma infatti lei... Anche se a me, per la verità, piacciono più le donne. No, allora, cosa dice? No. Calma. No. Feltri, per favore, dico solo che la Meloni è una donna, una donna, ma ha comunque molti più attributi di tutti i premier e eunuchi che ci sono stati finora. Si la apprezza, secondo diciamo, lei, perché Draghi ha quel timbro da coro di voci bianche? Ma non c'ha il timbro di coro. La Meloni, con la sua dolcezza da pitbull della garbatella, ha fatto sparire la sinistra, come a Napoli fanno sparire i Rolex. Lasci stare i napoletani, per favore. E adesso ci farà anche evadere da questa cella di massima sicurezza chiamata Europa. No, senta, l'Europa invece... L'Europa, certo. Dove come in tutte le carceri, se ti cade la saponetta ti infilzano. Ma in più con l'Europa la saponetta la devi pagare tu. Sì, allora abbiamo detto parliamo Fai seriamente. Fai cadere tu ma... una... No, non minimizzi, la prego, l'Europa è importante, l'Europa è fondamentale, soprattutto in questo periodo. L'Europa è un'altra minchiata di sinistra. Ma lo dico io. Ma non è vero. È nata dall'idea che siamo tutti uguali. Ma dove? Che cazzo dici? Uniti, uguali di cosa? Ma che la Germania adesso col gas... si sta facendo i beatissimi crauti suoi. Purtroppo non che manco sempre. Renzi nell'alleanza con Calenda. Vabbè, adesso per il fatto è che proprio il principio comunista di unire paesi diversi e culture diverse. Ma non è comunismo. Ad essere contro natura. No, invece è un ideale. Cioè, se vuoi mettere il velo, te ne vai a casa tua, perché tu avrai anche l'usanza prima di uscire di infilarti una fodera come si fa con gli ombrelloni. La prego. Io invece ho l'usanza di guardare i culi dai vestiti aderenti. Possiamo non scadere ma quale Europa unita? Se unita non funziona manco l'Italia. Ma questo è un altro problema. Cosa ho a che spartire io che sono di Bergamo? Con un siculo che si nutre di pasta con le sarde. Ma invece siamo tutti dentro cui ci mette le melanzane, la ricotta, i pinoli, l'uvetta, fichi d'India, tonno con tutta la scatola, non è vero. Collanine d'oro della cresima, bossoli di rupano. La vuole smettere di offendere? Ma non è che i siciliani sono omertosi. È che sono ingolfati. No, vabbè. Non ce la fanno. Senta, allora, per favore, non possiamo fare questi ragionamenti.
Avevamo detto parliamo seriamente, non può scendere in questi stereotipi. Ma io non voglio mica mischiare la mia cultura con questa gente. Ma invece qua deve farlo. Io voglio il mio bel risotto con l'osso buco. E chi glielo nega? Più che altro perché ormai è l'unico buco dove infilo la lingua. Allora, eccolo lì, ma per favore. Ma per favore cosa? Sto dicendo la verità. No, sta dicendo delle cose orrende. La sinistra se l'è spassata finora con le loro lobby. Ma quali tipo lobby? Tipo quella della cultura. Ma non è vero. Col cinema ad alto tasso di frocità, no, allora, senta, le gallerie d'arte, le terrazze, i vernissaggi con un cartello fuori vietato l'accesso ai cani e agli operai, ai cani si va. No, allora non è vero, perché invece la cultura... E poi la lobby dei carofigli, quei magistrati scrittori col martelletto e la falcetta. Vabbè. Che vanno a farsi intervistare da quella mummia della Gruber. No, allora non dica così della Gruber, eh. Ma scusi, il suo programma non si chiama Ozzi e mezzo? No, motivo, 8 no? E mezzo, bellissimo. Ma non è fattuale, offenda. È fattuale. E allora la lobby gay della televisione non esiste. Le ricordo che fino all'anno scorso qui era tutta Drusilla Fair. Ma meno male. Il prossimo Sanremo con la Meloni invece sarà come deve essere. Come dovrebbe. Ossia, se sei un vero uomo sali sul palco, se invece sei una vera donna al palco lo spazio. No. Ma non come si può. Dice Giorgia, la pacchia è finita. Sì, ma non va bene. Io non vedo l'ora che si torni finalmente al cinema a vedere il film con la Fennec. Sì. Che fa la doccia. No, vabbè, anche no, però, che dai. Che sale su una scala per sbirciarla da sotto. Ma si sono già, li hanno già fatti con Pierino dietro la lavagna. Sì. Lasci la prego. Che poi Pierino si mette sopra di lei. Insomma, non ci maschi e femmine, di nuovo ognuno col proprio ruolo secondo natura. Non lo voglio sapere. Cioè, il maschio cornuto, la femmina zoccola. No!